Eccoci, bentrovati. Grazie innanzitutto per la vostra partecipazione alla demo di oggi. Oggi vedremo per una delle prime volte l'assortimento gelateria. Siamo arrivati alla fine della stagione estiva, però noi abbiamo pensato di darvi qualche idea, qualche suggerimento per poter diciamo, colorare le vetrine anche nella stagione diciamo, invernale. Inoltre, i gusti che proporrà oggi Mirko sono dei gusti che, appunto, oltre agli ingredienti che si trovano all'interno, che ricordano appunto la stagione un pochino più fredda che è in arrivo, hanno anche sono caldi al palato, e quindi adesso Mirko vi spiegherà meglio che cosa ha pensato di proporvi. Si tratta di gusti crema, gusti Esatto, gusti cioccolatosi. crema, molto classici, un po' rivisitati, comunque caldi al palato, che anche se la stagione è un po' più fredda quando si va a mangiare il gelato, quindi il nostro gelato sarà più caldo, più cremoso e si ridurrà la sensazione di freddo in bocca. Perfetto. Allora, alcune informazioni tecniche. Se avete qualche domanda da porre a Mirko, potete scriverla nella chat. In qualche modo cercheremo di cogliere qualche momento Sì, esatto, libero durante per. magari le preparazioni o se c'è qualche intermezzo, intanto la preparazione del gelato, se avete qualche domanda ne potete approfittare. Esatto, oppure anche alla fine O alla lasceremo fine, uno quando. spazio, diciamo, per la parte delle domande. Se invece i dubbi dovessero scaturire in un secondo momento, i nostri contatti penso li abbiate tutti. Nel corso della demo pubblicheremo nella sezione della chat di Zoom che trovate nella parte bassa, quella del menu, ho trovato una vignetta tipo quella di un fumetto, quella è il menu della chat, lì in questa sezione appunto pubblicheremo un PDF con il ricettario di quello che vediamo oggi. In particolare oggi vedremo due Oggi ricette. parleremo del re di ciocco, di questo ricettario che abbiamo già fornito qui in fondo, che comunque lo potete già consultare, che è questo. Diciamo un gelato, il gelato non va in vacanza, non va in vacanza perché si mangia anche d'inverno. Quindi abbiamo pensato a queste sei tipi di ricette. Parleremo del re di ciocco, quindi tre applicazioni del re di ciocco. Poi parleremo di due creme, una crema al pistacchio e una crema alla gianduia, che anche se si usano in pasticceria, noi possiamo applicare in gelateria per fare il gelato. E poi finiremo con il gusto panettone, che comunque è un gusto adesso panettone ormai è un prodotto conosciuto a livello mondiale come gelato, quindi ho pensato di presentarlo in forma di gelato. Esatto. Per quanto riguarda la registrazione di questa demo è in corso, quindi nei prossimi giorni sul nostro canale di YouTube verrà pubblicata per intero. Se non siete ancora iscritti, vi consiglio fermamente di farlo, in quanto appunto tutte queste demo che abbiamo già registrato e che faremo nei prossimi mesi vengono tutte pubblicate qualche giorno dopo appunto la diretta, e quindi sono facilmente consultabili. Ci sono un sacco di suggerimenti, di informazioni sui nostri prodotti. Oltre all'iscrizione nel canale di YouTube, che appunto può solo che giovare, nel senso che appunto potete prendere spunto per tantissime ricette, vi consiglio anche di iscrivervi alla nostra newsletter attraverso il sito www.cresco.it, nella home page, nella parte bassa, quindi alla fine, scorrendo tutta la pagina verso il basso, trovate una sezione newsletter, è facilissimo, basta lasciare la propria mail, promettiamo di non riempirvi la mail di pubblicità, anzi, vi mandiamo solo tantissimi suggerimenti ricettari. Detto questo, io lascerei la parola a Mirko Ok, possiamo cominciare. e ci vediamo alla fine della demo. Grazie. Buongiorno a tutti, nuovamente. Quindi oggi, come ha detto Pamela, parleremo di queste sei ricette, di questo ricettario, diciamo, per i gusti gelato invernale. Iniziamo a parlare dunque, di questi gusti, realizzeremo, diciamo, fisicamente, quindi faremo il gelato solo dell'ultimo per un discorso di tempo, mentre gli altri prodotti. Vi farò vedere la preparazione, quindi come si prepara da zero e una decorazione perché il gelato l'ho già preparato questa mattina, quindi sarà solo da discorso decorativo. Iniziamo con i re di ciocco. I re di ciocco sono, diciamo, tre prodotti, sono sulla nostra linea di gelateria, sono nel nostro catalogo, rientrano nei mix completi. Sono dei prodotti, diciamo, nati per fare il gelato al cioccolato. Abbiamo tre tipi di re di ciocco. Abbiamo il re di ciocco bianco, che è questo, che si utilizza col cioccolato bianco. In questo caso utilizziamo un cioccolato bianco della Lubeca al 33% di burro di cacao. Ovviamente si può usare con qualsiasi altro cioccolato bianco, anche col vostro cioccolato che avete nel vostro negozio.
Il secondo è il Trevi-Chocco classico, che è questo. E questo viene usato con latte, ovviamente caldo. Anche il Trevi-Chocco classico viene preparato con il latte caldo. La busta, e in questo caso utilizzeremo un Livory Coast, che è un cioccolato Lubeca al 60%. Per finire abbiamo il terzo, il Trevi-Chocco fondente, che viene preparato non con latte ma con l'acqua calda, ovviamente, e utilizzeremo il Ratzenburg, che è sempre un cioccolato Lubeca al 70%. La preparazione di questi prodotti è molto semplice. Il motivo per cui sono nati questi prodotti, ovviamente, a parte il discorso di praticità e semplicità, questo è un prodotto che è già bilanciato, quindi posso prepararmi il mio gelato partendo dalla mia busta, quindi il mio latte caldo, ovviamente, per sciogliere le chips, e le mie chips. Con questa ricetta ottengo un gelato finale che ha circa il 30-35% di cioccolato all'interno, quindi è un gelato molto ricco di cioccolato, quindi sarà un gelato dal punto di vista anche qualitativo di quando vado a mangiarlo, un gelato bello ricco, bello pieno, e non sarà un gelato freddo al palato. Ovviamente il cioccolato bianco si può preparare anche in altri modi, partendo dalla base bianca e dalla pasta al cioccolato, oppure utilizzando un prodotto completo, quindi busta e latte, metto tutti insieme e faccio il mio gelato al cioccolato bianco. Questo è un sistema, diciamo, per ottenere un gelato dal punto di vista qualitativo più elevato e partendo dal cioccolato vero e proprio, quindi in questo caso parto dal cioccolato bianco. Vi faccio vedere come si prepara la nostra brocca, i 2,5 litri di latte che ho già pesato, ovviamente, e riscaldato nel microonde precedentemente. Aggiungo le mie chips. In modo che si sciolgano. In questo caso parliamo di 1 chilo di chips, quindi 1 chilo di chips, 2,5 litri di latte e la nostra busta che è predosata. Predosata cosa vuol dire? Vuol dire che è un prodotto già bilanciato, dove all'interno ho già tutti i miei ingredienti per fare il gelato ed è tarato per ottenere circa una vaschetta di 4 kg di gelato. In questo caso la nostra busta pesa 750 grammi. Quindi utilizzo tutta la busta senza pesare. Togliamo le nostre chips. Vedete che sono praticamente già sciolte. Il tempo di preparazione è velocissimo. Aggiungo la mia busta senza pesare. Ho la mia miscela pronta. Ovviamente, adesso io lo sto facendo con la frusta, se avete un mixer è preferibile perché si scioglie molto meglio la miscela, soprattutto la parte in polvere, altrimenti lo lasciate riposare 5 minuti e si sciolga bene, si reidrati bene la polvere e poi lo potete mettere nella macchina del gelato. Qui avete già pronta la vostra miscela bilanciata per fare il gelato al cioccolato bianco. Questo ovviamente rispetto a un gelato fatto con un ready line, che sono i nostri prodotti pronti, quindi busta e latte, avrà una consistenza, una struttura e un gusto di cioccolato molto molto più intenso. Adesso io il gelato ve l'ho già preparato, nel senso che l'ho preparato questa mattina. Andiamo a decorarlo. Il cioccolato bianco ovviamente di solito si propone o così tal quale, oppure abbinato a una variegatura alla gianduia, o una variegatura ai frutti rossi o una variegatura al lampone. In questo caso andremo a utilizzare una variegatura alla gianduia, che è il nostro nocciol cao, che è una variegatura alla gianduia, ovviamente pronta all'uso, che rimane cremosa e morbida sul gelato. Questo lo mettiamo un attimo da parte. Adesso vado a prendere la vaschetta del gelato e poi lo varieghiamo con nocciol cao. Ecco il nostro cioccolato bianco. Prendiamo
Vedete che comunque, nonostante sia stato fatto questa mattina, è ancora cremoso e spatolabile. Gli mettiamo una leggera variegatura alla gianduia. E lo lavoriamo un attimo. Ecco qua. E questo è un abbinamento molto classico. Quindi cioccolato bianco e gianduia. E abbiamo fatto il nostro primo gusto. Quindi ready ciocco bianco, busta, chips, una busta, 1 chilo di chips e 2,5 litri di latte caldo. Ok, passiamo al secondo ready ciocco. Il secondo ready ciocco, che è il ready ciocco classico, che fa sempre parte della stessa famiglia, lo possiamo preparare in vari modi. Quindi partendo sempre dalla nostra busta, sempre dalle nostre chips e sempre dai 2,5 litri di acqua calda, di latte caldo, scusate. La preparazione è simile al ready ciocco bianco. L'unica differenza è che in questo caso non utilizzo il cioccolato bianco, ma utilizzerò delle chips. Quindi io posso utilizzare o le chips a 60, in questo caso l'Ivory Coast, o le chips a 70, o le chips al 38, al 40%, a seconda di quello che avete nel vostro negozio. Quindi potete usare sia il prodotto della Rubeca oppure il vostro cioccolato. La preparazione è medesima e anche in questo caso ottengo un gelato al cioccolato, quindi un classico gelato al cioccolato al latte con circa il 30-40% di cioccolato vero e proprio all'interno. Solitamente quando si prepara il gelato al cioccolato, cosa si fa? Si fa in vari modi, partendo o dalla base bianca aggiungendo il cacao, oppure dalla base bianca aggiungendo una parte di cioccolato e una parte di cacao, oppure partendo da zero, bilanciando la ricetta, partendo dalla base, il latte, lo zucchero, il destrosio e altri ingredienti, si riscalda tutto a 60-70 gradi e poi si manteca. In questo caso potete ovviare a tutti questi passaggi, semplicemente prendendo 3 ingredienti, quindi busta, latte caldo e chips, e avete un gelato al cioccolato con circa il 40% di cioccolato vero e proprio all'interno. Adesso, per un discorso di comodità, ovviamente il gelato non lo facciamo, io lo faccio vedere realizzato, e la preparazione che è identica. Quindi il concetto del ready choc è molto semplice: voglio fare un gelato al cioccolato con il 40% circa di cioccolato all'interno già bilanciato, in 5 minuti lo posso fare. Il gelato ovviamente rimane in vetrina per 3 o 4 giorni essendo già bilanciato e non ha problemi di tenuta, quindi non si scioglie, non diventa lucido, sia per quanto riguarda il fondente soprattutto, sia per gli altri gusti. Questo è il ready choc classico preparato con l'Ivory Coast in questo caso, la busta di ready choc classico e il latte. Questo solitamente lo si lascia così, nel senso che essendo un cioccolato al latte lo si lascia tal quale, non si va a decorare. Se io voglio un cioccolato al latte più leggero, non utilizzerò l'Ivory, ma utilizzerò un cioccolato al 40, al 38, al 39. Nel nostro caso abbiamo il Ghana, che è sempre un cioccolato della Rubeca, al 38% di burro di cacao. E otterrete un gelato al cioccolato molto più leggero, che è di nota leggera di cacao con finale di latte. Adesso passiamo all'ultimo ready choc, che è il ready choc fondente, che lo prepareremo. Il ready choc fondente, a differenza degli altri due, si prepara con l'acqua. Quindi si prepara con l'acqua per quale motivo fondamentale? Perché in questo prodotto non abbiamo nessun tipo di derivato del latte, quindi è un prodotto completamente privo di latte e di derivati del latte. Il concetto è uguale ai precedenti. Cioccolato, busta, in questo caso acqua calda. Anche qui per preparare un gelato di questo tipo solitamente si parte da una miscela fatta con destrosio, zucchero, lo stabilizzante, una parte di emulsionante, senza ovviamente latte. In questo caso abbiamo già tutto all'interno della nostra busta. La busta è da 900 grammi. In questo caso non aggiungo
un chilo di chips, ma saranno 900 di chips al 70 in Ratzenburg e 2 litri di acqua calda. Questo è il nostro Ratzenburg, pesato, quindi 900 grammi. Gli aggiungo la mia acqua calda. Tempo 2 secondi che si scioglie. Vedete che si è già sciolto. Qui è presentato in modo classico, quindi lo potete proporre ai clienti in questo modo, quindi cioccolato fondente fatto con l'acqua senza latte, è perfetto. Oggi faremo un'altra, una versione un po' più invernale, un po' classica, perché però va sempre di moda. Useremo un aroma rum della pasticceria e poi abbineremo un variegato alla marena. Quindi adesso cosa facciamo? Aggiungiamo alla miscela l'aroma rum, che è questo, e il variegato amarena. Quindi aroma rum, fresco, creola. Questi sono aromi che usiamo di solito in pasticceria, insieme al burro, insieme al panettone, insieme alla vaniglia, che si possono utilizzare tranquillamente anche in pasticceria, che si possono usare tranquillamente anche in gelateria. Il dosaggio indicativo è 3-6 grammi a chilo. In gelateria possiamo anche arrivare a 10-12 grammi a chilo. In questo caso ne mettiamo 10 grammi ogni chilo di miscela. Quindi sono circa 3 kg e mezzo, gli mettiamo 30 grammi di aroma, aggiungiamo. Il vantaggio di utilizzare questo aroma rispetto al rum vero e proprio qual è? Ovviamente non ha una fase alcolica elevata, quindi questo è un aroma comunque naturale e non mi va a sbilanciare il gelato, perché se io dovessi mettere 100 grammi di rum o 80 grammi di rum dovrò andare a ribilanciare la mia miscela, perché sapete che l'alcol ha un effetto anticongelante nel gelato e di conseguenza dovrei ribilanciare tutto il gelato da zero. In questo caso, aggiungendo solo l'aroma rum, non vado ad alterare la mia bilanciatura e posso ottenere un gelato al cioccolato al rum con un vero sapore di rum, perché questo è un aroma comunque naturale, e poi lo vado ad abbinare a un variegato alla marena e gli mettiamo sopra un po' di cacao in polvere. Aggiungiamo la nostra busta. Scogliamo 2 minuti. Vedete che la miscela è già pronta. Voi non potete vedere, però ha una densità molto molto importante. Quindi vuol dire che c'è una percentuale di cacao molto molto alta. Adesso questa è pronta, va messa nella macchina del gelato. Io vado a prendere il gelato già fatto e andiamo a variegarlo. Con la variegata marena. Due paroline sul nostro variegato marena. Ora vedete che ovviamente è un variegato, quindi rimane morbido nel gelato, non congela. Oltre ad avere i pezzi di amarena all'interno, quindi pezzettini di amarena, anche le amarene intere, come potete vedere, in grande quantità. Come tutti gli altri variegati e tutte le nostre paste di frutta, è un prodotto senza coloranti azoici, quindi con coloranti assolutamente naturali. Quindi questo lo utilizzate sopra, in mezzo, mescolato ovviamente, oppure anche sulla base per fare, se fate qualche torta, qualche semifreddo, lo potete usare anche sulla base del pan di Spagna, perché comunque rimane morbido e cremoso sotto zero. Questo è il cioccolato fondente fatto con l'Ivory Coast, con il Ratzenburg al 70. L'ho fatto questa mattina. Adesso andiamo a decorarlo, variegarlo. Un po' di variegato alla marena. Lo mettiamo solo sopra.
in questo caso non lo mescoliamo. Ecco qua. Ovviamente quando si fa questa operazione andrebbe messo in abbattitore 2 secondi per stabilizzarlo, poi va tolto dall'abbattitore e gli andrebbe messo il cacao. Adesso per esigenze di video and company di rumori facciamo tutto seduta stante. Quindi nostra marena, gli mettiamo un po' di cacao. Ok. Un pignolo, signor. Il nostro gelato, cioccolato al rum con amarena. Concludendo, abbiamo realizzato 3 gelati al cioccolato, 1 al cioccolato bianco, 1 al cioccolato classico, 1 al cioccolato fondente, utilizzando il Re di Ciocco, che sono 3 prodotti già bilanciati da utilizzare partendo dal cioccolato vero e proprio, il latte o l'acqua a seconda delle situazioni. Adesso sistemiamo un attimino il banco e poi passiamo alla spalmella al pistacchio e al Brown Fruit Plus. Questa è la spalmella al pistacchio. Questa è una crema con circa il 15-18% di pistacchio all'interno. È una crema spalmabile che si può utilizzare sia in pasticceria sia in gelateria. In pasticceria ovviamente per farcire croissant e tutto quello che è il mondo della prima colazione. Oppure all'interno di un semifreddo della massa per dargli un aroma, per aromatizzare il semifreddo, oppure sopra il pan di Spagna, sempre nel nostro semifreddo, nella nostra mousse. E in gelateria si può utilizzare o tal quale, in questo modo, quindi partendo dalla nostra spalmella, versandola direttamente nella vaschetta del gelato e variegando il gelato. In questo caso faremo un'applicazione diversa, un'applicazione nuova per ottenere un gelato un po' più pesante, fra virgolette, nel senso più caldo e più cremoso. E cosa facciamo? Partiamo dalla nostra spalmella e la utilizziamo come ingrediente principale. Quindi spalmella, come vedete nella ricetta, acqua calda, in questo caso non bollente, giusto per sciogliere un attimino la spalmella, 50 grammi di lidra, lidra non è altro che una base a freddo, ok? E 30 grammi di Antares, che è il nostro neutro per le creme e per le frutte. In questo modo ottengo una miscela che vado a mantecare, una miscela che uscirà circa meno 9 dalla macchina dal nostro mantecatore, e posso metterla nella vetrina del gelato e ottengo una crema al pistacchio, che posso vendere come crema fredda, come crema al pistacchio, come preferite, molto cremoso e spatolabile e molto calda al palato, soprattutto per la stagione invernale. Quindi adesso l'acqua si sta scaldando, anche in questo caso nel discorso di tempi non vi faremo vedere la preparazione, ma ho già preparato la spalmella questa mattina, andremo solo a decorare. Faremo una decorazione come c'è in figura, utilizzando sempre la spalmella sopra come decorazione e un po' di granella di pistacchi. Aspettiamo un attimo che si scalda l'acqua, tanto se c'è qualcuno che ha qualche domanda possiamo rispondere. E poi procediamo. La lavorazione ovviamente è tutto a freddo come nel caso del Re di Ciocco, in 5 minuti. La nostra acqua è calda, quindi 2 litri di acqua, la ricetta è qua, 2 litri di acqua, in caso con 1,6 kg, 1,8 kg di spalmella, a seconda di come volete il risultato finale. Se volete una crema molto morbida, potete usare 1,8 kg, se volete una struttura che assomiglia molto di più a un gelato, che è molto più stabile, che sta anche in piedi, potete usarne un chilo, dove di solito se ne usa 1,6 kg. Quindi questo è 1,6 kg di spalmella, gli aggiungo la mia acqua. Diamo una mescolata. Chiaro che in questi casi avere un mixer sarebbe molto più utile, però visto che siamo qua lo facciamo con la frusta. E poi andiamo a pesare la base idra e l'antare 5. Voi chiederete perché 2 basi per fare questo prodotto.
potete farlo anche col neutro, però la, il gelato finale riesce molto molto, tra virgolette, un po' morbido, quindi a, a molti non piace, mentre aggiungendo la Hydre 100 ci permette di avere una, di stabilizzare la miscela, di stabilizzare anche il gelato in vetrina, e quindi rimarrà più cremoso e potete metterlo anche un po' più alto. Quindi pesiamo i nostri due ingredienti, grammi del Pares, due paroline sull'Antares. Questo è un neutro, 5 grammi ogni litro, sia, le, che, sia acqua che latte, quindi neutro, frutta e creme, lavora sia a caldo che a freddo. Ovviamente non ha nessun tipo di derivato del latte all'interno, è un neutro puro, non ha nessuna fase emulsionante, quindi non ha né E471, E472 e tutta la suoi cugini. E si utilizza, ovviamente, sempre il discorso di crema che il discorso di frutta. Libra, perfetto. Libra è una base a 100 grammi che ha la caratteristica si utilizza a freddo, non ha ovviamente grassi vegetali idrogenati all'interno e solitamente si prepara latte, zucchero, quindi un litro di latte, 100 grammi di base, 220 grammi di zucchero. In questo caso noi andiamo a utilizzarla a 50 grammi. Li mettiamo i nostri 50 grammi. Ecco qua, la nostra miscela è pronta. Con questa base a freddo si possono fare altri gusti tipo fior di latte? Sì, questa è nata per fare... Allora, questa praticamente è una base. L'unica differenza rispetto alle altre basi è che si lavora a freddo. Cioè noi abbiamo altre basi, abbiamo la base perfetta, abbiamo la base a 150, abbiamo la base Andromeda, che si utilizzano a caldo, quindi per essere, per lavorarle è necessario che vengano riscaldate per un discorso di stabilizzanti. In questo caso non necessita di essere riscaldata, ma direttamente lavorata in questo modo. Quindi prendo 100 grammi di base, un litro di latte, 220 grammi di zucchero, se voglio gli aggiungo 100-150 grammi di panna e ho ottenuto il mio fior di latte. Quindi mescolo tutto insieme e metto direttamente nella macchina del gelato. Questa posso usarla per fare tutti i gusti, quindi posso farci il pistacchio, la nocciola, i variegati, come le basi a caldo classiche che si mettono nel pastorizzatore o nella macchina combinata come questa qua. Quindi l'unica differenza è che questa si lavora a freddo, quindi non necessita di essere riscaldata, non necessita di mantecatore. E si può fare tutto quello che si fa con la base classica. Ci chiedono anche 50 grammi per 3 kg di idra. Cioè, 50 grammi di idra per 3 kg. Sono 50 grammi a chi? Sì, 50 grammi di idra per 3 kg. Sì, ne basta pochissima, giusto per dargli un po' di struttura. Perché comunque abbiamo dentro il neutro. Per le idra comunque, essendo una base, essendo una fase emulsionante, mi permette di ottenere, di stabilizzarmi il gelato e quindi di rendermelo molto più in vetrina, che rimane molto più stabile. Poi uno se lo può anche mettere nei 100, non succede niente, nel senso questa è una ricetta indicativa che noi abbiamo creato partendo dal neutro e da questa base a freddo. Se uno non vuole utilizzare il neutro a 30 grammi, può mettergli 150 grammi di idra, ma non succede assolutamente nulla. È solo un discorso di praticità. Noi l'abbiamo sviluppato in questo modo. Poi, ribadisco, si può fare o con 150 grammi di idra oppure con 30 grammi di Antares e basta. Però il risultato è completamente diverso, perché solo con l'Antares rimane un gelato molto più morbido, quindi bisognerà metterlo piatto in vetrina. Mentre utilizzando la base idra otterrò un gelato molto più stabile e posso metterlo anche, diciamo, un po' più a montagna all'interno della vetrina. Ok? La nostra miscela, ovviamente passata al mixer e sciogliere tutte le polveri. Adesso andiamo a prendere il gelato fatto questa mattina. Io questa l'ho messa piatta per comodità, voi ovviamente potete variegarla come preferite. Adesso possiamo fare una variegatura che assomiglia a quella in foto, quindi facciamo due o tre segni all'interno della nostra vaschetta in questo modo. Ok?
facciamo due e andiamo a decorarla. Possiamo riutilizzare la stessa spalmella all'interno della nostra massa, quindi potremmo fare una cosa di questo tipo. Vedete che il gelato rimane fermo, non si muove. È come se fosse un gelato vero e proprio, solo che è molto più caldo e cremoso rispetto a un classico gelato che di solito trovate soprattutto in estate. Una decorazione di pistacchi, che può essere messa sopra o di fianco come preferite. Ecco qua. E abbiamo fatto la nostra vaschetta. Adesso, sempre con lo stesso concetto, quindi sempre utilizzando la crema, faremo un gelato sempre con lo stesso sistema, però partendo da Brownfield Plus, che è una crema da farcitura alla gianduia. Adesso, sempre con lo stesso concetto di prima, pesiamo sempre i nostri 2 kg di acqua e la scaldiamo nel microonde. Un minutino nel microonde. Quindi, torniamo un attimo a noi. La ricetta è sempre qua. Vedete la solita acqua calda, giusto per sciogliere la nostra crema. Anzi, eravamo rimasti a Brownfield Plus. Prima spieghiamo che cos'è Brownfield Plus. Brownfield Plus è una crema alla gianduia che di solito utilizziamo in pasticceria, sia in cottura che non cottura, quindi pre e post forno, sia per farcire i croissant, le brioche, oppure direttamente sulla crostata in forno per fare la classica crostata con la crema alla gianduia. Quindi in questo caso utilizzeremo questo prodotto per ottenere un gelato alla gianduia, tal quale. Quindi, come abbiamo fatto con la spalmella al pistacchio, lo facciamo con il Brownfield Plus per ottenere un gelato alla gianduia. Quindi, l'acqua calda, sempre il solito 1,6 kg di Brownfield Plus, i 50 grammi di Hydra come prima e i 30 grammi di Antares. Poi andremo a decorarlo. Ora, questo è decorato in questo modo, con un po' di grana di nocciola e un po' di cacao. Per cambiare la variegatura, per fare qualcosa di diverso, oggi lo faremo sempre piatto e andremo a versargli sopra il variegò nocciolcao, che è sempre quello che abbiamo utilizzato prima per variegare il cioccolato bianco. Quindi, steso sopra, tipo a cremino, e poi sopra gli possiamo mettere un po' di granella di nocciole e un po' di cacao a spolvero, utilizzando il cacao noblesse. Quindi, l'acqua calda, 2 kg calda, Brownfield Plus, questo, la solita mescolata. Io vado un po' veloce per non annoiarvi troppo, ovviamente. Le preparazioni, abbiamo fatto delle preparazioni molto semplici senza andare a creare ricette troppo complicate. L'obiettivo ovviamente era quello di creare dei gusti, diciamo un po' invernali, siano facili da mangiare in una stagione un po' più fredda. Vedete che si è già sciolto. Aggiungiamo la nostra base, la base Hydra e l'Antares. Quindi Antares 30 grammi. Ribadisco, potete farlo anche con l'Antares e basta, non succede nulla. Però non rimarrà in piedi come quello che avete visto prima. 50 grammi di Hydra o 150, chi preferisce. Ci fanno una domanda su questa vaschetta. Si può usare latte e acqua? Sì, si può usare latte e acqua, però rimane un gelato molto sempre più morbido. Cioè, il concetto di questi prodotti sono nati con l'acqua perché queste sono creme ovviamente che sono, tra virgolette,
nate per essere utilizzate in pasticceria, che poi noi le abbiamo utilizzate anche in gelateria, però il loro uso principale è la pasticceria. Quindi fatta con l'acqua, come vedete, rimane bella cremosa e bella e si sente molto il sapore della gianduia. Potete fare metà latte e metà acqua, però il gelato sarà molto più, fra virgolette, morbido e non rimarrà, come ho detto prima, non rimarrà in piedi. Quindi magari hanno un po' più di difficoltà a metterla sul cono. L'unica perplessità è quella, però si può fare tranquillamente. Come potete fare 150 grammi di idra, come si diceva prima, e togliendo i 30 grammi di Antares. Non succede assolutamente nulla. Purtroppo i gelati non si possono assaggiare, però nel senso la struttura, quello che potete vedere dal video, comunque la struttura è molto stabile con questa ricetta. Oltre che il profumo di gianduia e di cioccolato che si sente qua. Ecco qua, la nostra miscela è pronta, va messa nella solita macchina di gelato. Adesso andiamo a prendere l'altra e prepariamo la vaschetta. Accendiamo un attimo l'abbattitore. Adesso questa arriva dalla vetrina. Ovviamente quando si fanno queste operazioni, in teoria il gelato esce dalla macchina, lo metto piatto, lo lascio in abbattitore 5 minuti che si rassodi e poi gli verso sopra il variegato, perché altrimenti se si scioglie sopra, sotto non si mescola col variegato e perdiamo l'effetto. Questo è abbastanza morbido, lo mettiamo 2 secondi in abbattitore. Ok, quindi versiamo lo stesso. Variegato cacao. Due colpetti. E do il mio cremino. Che rimane morbido e spatolabile sotto zero, ovviamente fino a meno 15, meno 16. Adesso lo metto 2 secondi nel battitore e poi lo decoriamo. Siccome la gianduia solitamente è nocciola e cacao, andremo a decorarlo con un po' di granella di nocciola e il nostro cacao noblesse. Cacao noblesse è un cacao in polvere, è una miscela di cacao 10-12-22-24, a cui è stato aggiunto il cioccolato in polvere al 60%. Quindi è un cacao che si può usare sia da spolvero, ma soprattutto in gelateria per fare il gelato al cioccolato. Non ha dentro latte. Quindi si può usare anche per fare il cioccolato fondente senza problemi e ha circa il 15% di cioccolato fondente all'interno. Questo perché? Perché solitamente quando si prepara il gelato al cioccolato, solitamente il gelatiere cosa fa? Prende il cacao, aggiunge il cacao alla sua ricetta standard, che può essere una ricetta fatta col neutro o con la base 50 o con la base 100, e per impreziosire e rendere il gelato al cioccolato diciamo più buono, oltre al cacao in polvere, gli aggiunge le chips, quindi la lubeca, per essere razze purlivoli. In questo caso abbiamo creato la stessa condizione nel nostro cacao, quindi il cacao ha dentro, il cacao noblesse ha dentro sia il cacao 10-12-22-24, che sono i due cacao che di solito si usano in gelateria, e abbiamo aggiunto le chips in polvere direttamente nella busta. Quindi questo può sostituire l'utilizzo delle chips. È ancora un po' morbido, però ci possiamo provare un po' di granella di nocciole. Una piccola spolverata di cacao.
Ecco. E questo è l'ultimo gelato fatto con le nostre creme. Adesso passiamo al prossimo, che lo realizzeremo direttamente mettendo il gelato in macchina. Quindi togliamo tutto, mettiamo in abbattitore. Il gelato al panettone, diciamo, il panettone è un gelato che un prodotto che va molto soprattutto all'estero. Noi abbiamo cercato di realizzare un gusto, diciamo, invernale, perché il panettone di solito si mangia d'inverno, partendo sempre dai nostri prodotti, quindi utilizzando i prodotti sia del gelato sia della pasticceria. In questo caso partiremo da una base bianca, fatta sempre con la nostra base idra, ok? Quindi 100 grammi di idra, il nostro litro di latte, 100 grammi di panna e 200 grammi di zucchero, alla quale andremo ad aggiungere la crema pasticcera, che è una pasta praticamente idrica, dove all'interno ho il tuorlo d'uovo, ho circa il 60% di tuorlo d'uovo, e la utilizziamo per in vari modi, sia in pasticceria sia in gelateria, quindi gelateria per fare il gelato alla crema, quindi è una pasta nata per fare il gelato alla crema, quindi ho all'interno l'olio essenziale di limone e una parte di vaniglia. Solitamente l'aggiungo a 100 grammi alla mia base bianca e ottengo il gelato alla crema. Sapete che il gelato alla crema si può fare utilizzando la base bianca oppure il tuorlo pastorizzato, un po' di scorza di limone o di bacca di vaniglia. In questo caso abbiamo già tutto all'interno della nostra pasta. Quindi non andremo a utilizzarla a 100 grammi, ma la utilizzeremo a 50 grammi a chilo, come c'è scritto qua. Quindi abbiamo 3 kg e mezzo di base bianca, vi mettiamo 175 grammi di pasta crema pasticcera, che è dosata a 50 grammi a chilo, questa stavo dicendo, in pasticceria la potete usare anche all'interno della vostra crema pasticcera, all'interno di una chantilly, perché dà, oltre a dare colore comunque al vostro dolce dessert finale, dà anche sapore. Ecco qua. Il panettone, oltre ad avere il tuorlo, quindi che lo andiamo a aggiungere con la nostra pasta crema pasticcera, ovviamente c'è una parte di burro. In questo caso il burro andiamo a crearlo, quindi ad aggiungerlo utilizzando l'aroma burro, che è sempre il fratello dell'aroma rum di prima. Aroma burro naturale al 100%, con estratto naturale di burro all'interno. Dosaggio, come potete vedere qui, dai 10 ai 20 grammi a chilo. Quindi vado ad aggiungere il mio aroma panettone. Okay. E abbiamo preparato la nostra miscela base, una mescolata, e poi la mettiamo nella macchina del gelato. Quindi uscirà un gelato di colore giallo non troppo intenso, che richiama il colore del panettone, al quale poi andremo ad aggiungere ovviamente un variegato all'arancia, che richiama i canditi all'arancia che solitamente si mettono nel panettone, e delle mandorle tostate, oltre ai pezzi di panettone veri e propri realizzati con il nostro Mix One. Nella macchina del gelato. Tempo 10 minuti, il gelato è pronto.
e poi andremo a variegarlo col variegato arancia. E anche in questo caso ha dentro le scorze di arancia candite, in modo tale che rimangano morbide sotto zero e non diventino dure. E anche questo non ha coloranti azoici all'interno. Il nostro panettone fatto col Midland e un po' di mandorle tostate. Ecco, se c'era la domanda, così possiamo... I gelati al chilo, dunque, il gelato al chilo con la spalmella e il più o meno costa 3 euro al chilo, gelato finito. Anche per questo motivo abbiamo utilizzato l'acqua, per un discorso di costo, perché se cominci a utilizzare il latte, già solo di latte, ti costa quasi 1 euro, solo il latte. Quindi, utilizzando anche se c'è una quantità abbastanza importante di spalmella, però utilizzando l'acqua andiamo ad abbassare il costo. Quindi è un gelato che comunque circa 2,83 euro al chilo, non di più. È abbastanza caro, però è un gelato che si vende abbastanza bene. Vedete che comunque il pistacchio adesso è uno dei primi gusti più venduti in gelateria, quindi è una cosa che la gente sicuramente apprezza. Il Brownfield Plus invece siamo su 2,50 euro. Costa un po' meno rispetto alla spalmella al pistacchio, perché il Brownfield Plus ovviamente costa meno di partenza. Adesso facciamo un riassunto di tutto, intanto che si prepara il gelato. Quindi oggi cosa abbiamo visto? Abbiamo visto i nostri Ready Choco, che li trovate sul catalogo di gelateria, nei nostri mix completi, che sono questi tre. Quindi prodotti già bilanciati per fare il gelato al cioccolato, cioccolato bianco, cioccolato al latte classico, cioccolato fondente con l'acqua. Il vantaggio di questi prodotti è che ho praticamente in 5 minuti aggiungendo il cioccolato, il latte o l'acqua e la busta a seconda dei casi, ho già un gelato al cioccolato bilanciato con dentro circa il 40% di cioccolato, quindi non di cacao, di cioccolato, che è diverso dal cacao, perché come ribadisco di solito in gelateria cosa succede? Per fare il gelato al cioccolato prendono la base bianca, un po' di cacao in polvere, lo aggiungono e hanno fatto il gelato al cioccolato aggiungendo semplicemente il cacao. Oppure partendo da zero, bilanciando la ricetta, utilizzando il latte, lo zucchero, destrosio e altri ingredienti, aggiungendo il cacao e il cioccolato, e ottengo una miscela bilanciata per fare il gelato al cioccolato al latte. Per il fondente la stessa cosa, partendo in questo caso dall'acqua. Anche per il Ready Choco, nonostante abbiamo circa il 40% di cioccolato all'interno, abbiamo dei costi comunque contenuti, parliamo di 2,80 euro, massimo 3 euro per i gelati più costosi. Una piccola nota, se uno non volesse usare un chilo di cioccolato, può anche usarne 800 grammi, non succede niente. Esce un gelato leggermente meno pieno, meno cremoso, ma il gusto comunque rimane. Ok? Poi abbiamo visto l'applicazione di due creme che di solito utilizziamo in pasticceria, quindi la spalmella al pistacchio e il Brownfield Plus, applicati in gelateria partendo dall'acqua, aggiungendo o il neutro e la base a freddo, in questo caso la base idra, mescolando il tutto e mettendo nella macchina del gelato. In questo modo ottengo un gelato molto, diciamo, più pesante, nel senso che ha una quantità di solidi molto più elevata. Solitamente un gelato medio ha un 35-37% di solidi, in questo caso arriviamo a un 42% di solidi. Quindi un gelato in bocca che sarà molto più caldo e più cremoso e molto più persistente, che si scioglie molto meno e quindi di conseguenza anche meno freddo al palato, indicato per una stagione un po' più invernale. La preparazione anche in questo caso avviene tutta a freddo, quindi acqua tiepida, la mia spalmella o il mio Brownfield Plus della situazione. La base idra, la base di lantare 5 aggiunti, una frullata nel mixer, sempre meglio con un mixer per rendere la miscela liquida, e metto direttamente nella macchina del gelato. Come giustamente molti chiedevano, se non voglio utilizzare lantare 5 posso usare anche solo la base idra, dosandola però almeno a 150 grammi sulla ricetta, su questa ricetta, quindi su 2 kg di acqua, 1,6 kg di spalmella o di Brownfield Plus, dovrei usare almeno 150
130-150 grammi di base Hydra. Stessa cosa con l'Antares, posso usare 30-40 grammi di Antares, il risultato sarà lo stesso, però avrò un gelato molto meno stabile in vetrina e molto, tra virgolette, un po' più lento, quindi che dovrò metterlo per forza piatto, perché altrimenti non riesco a metterlo poi sul cono. Adesso vediamo se si prepara questo qua. Adesso il nostro gelato è pronto, lo possiamo variegare. Io di solito utilizzo due vaschette, così questa lavorazione è molto più semplice, nel senso che c'è meno dispersione di freddo. Possiamo fare una decorazione di questo tipo, molto semplice. Adesso questo l'abbiamo fatto, gli aggiungiamo un po' di variegato. Diamo una mescolata. Leggera. Un po' di mandorline. Pulita. Possiamo fare questo lavoro. Okay. Adesso andrebbe messo in abbattitore ancora 2 secondi per stabilizzarlo e poi gli andrebbe messo sopra il variegato per comodità. Okay, 2 mandorle che richiamano la nostra ghiaccia, ovviamente, tostate. Ecco qui, e 2 fettine di panettone che richiamano ecco qua. Allora qui direi che abbiamo finito. Questo è il gusto panettone decorato in questo modo. Questa è la nostra idea, ovviamente ognuno se lo può decorare poi a piacere e a modo suo. Ok? Se avete qualche altra domanda... Eccovi, giustamente mi ero dimenticato che la spalmella al pistacchio adesso da pochi giorni ce l'abbiamo anche in versione da 1 chilo, quindi non è più il secchiello da come questo qua da 5 kg, 7 kg, ma da 1 chilo, che è molto più, sia tutte le versioni sia da 7 che da 1 chilo, quindi in gelateria è molto più pratica e molto più accessibile, sia come packaging ma anche come posto. Ok? Che non ci siano domande per il momento, magari intanto che do le ultime informazioni, okay. Ripeto le ultime informazioni. Allora, innanzitutto vi ringrazio nuovamente per aver partecipato alla nostra demo, è stata anche abbastanza attiva, quindi siamo molto contenti.
Come vi dicevo all'inizio, verrà pubblicata nei prossimi giorni sul canale YouTube. Abbiamo pubblicato due volte il ricettario, quindi se avete bisogno di avere un ripasso di quelli che sono stati i dosaggi, appunto, li trovate tutti lì sopra. Poi le varie personalizzazioni, insomma, possono discuterne con te, ti trovano sempre qui. E detto ciò, Francesca, mi confermi che non ci sono nuove domande? Perfetto, allora vi salutiamo e qualsiasi dubbio, insomma, noi siamo qua a vostra disposizione per potervi rispondere. Vi ringraziamo. Grazie tantissimo, buona giornata e buon lavoro. Grazie. Alla prossima.